Buongiorno a tutti, Filippo Andrea Diodovic da EG. Prevediamo un'apertura in calo per i principali indici statunitensi, in rosso anche le piazze azionarie europee. Riteniamo che il sentiment negativo nelle piazze azionarie sia legato ai timori degli investitori sulla crisi debitoria in Grecia e sul fiscal cliff statunitense. Non ci sono state novità o indiscrezioni in merito a questi due problemi e i traders richiedono delle soluzioni definitive e chiare il prima possibile. Per quanto riguarda la Grecia, martedì prossimo si riunisce il meeting dell'Eurogruppo che dovrà decidere di sbloccare l'ennesima tranche di aiuti al governo di Atene. Nonostante gli scontri con il Fondo Monetario Internazionale, che non ritiene sostenibile il debito del paese ellenico, prevediamo che la decisione dovrebbe essere presa. È più difficile invece fare previsioni per quanto riguarda il problema del fiscal cliff. L'amministrazione Obama sta riscontrando molti problemi a trovare un compromesso tra democratici e repubblicani sulla risoluzione di tale problema. Ricordiamo che il fiscal cliff, che sono tagli automatici alla spesa pubblica e un aumento di imposizione fiscale legata alla fine degli sgravi fiscali introdotti da Bush, ammonta a 607 miliardi di dollari, pari al 4% del PIL americano. Da segnalare il forte crescita della borsa Nikkei da Tokyo grazie all'aumento delle attese degli investitori su una vittoria dei partiti dell'opposizione alle elezioni anticipate del 16 dicembre. I partiti dell'opposizione sostengono un forte aumento delle strategie monetarie della Bank of Japan che implicherebbe una crescita dei mercati azionari e un forte indebolimento dello yen sui mercati valutari. Per quanto riguarda il mercato italiano, il FTSE MIB è in forte calo, l'indice sta mettendo forte pressione sul supporto importante in area 15.000 punti. L'eventuale cedimento di tale sostegno infatti porterebbe un'accelerazione ribassista che potrebbe portare l'indice a testare i sostegni posizionati a 14.500 e 14.525. Per quanto riguarda il mercato valutario, l'euro è debole contro il dollaro, al momento si attesta a 1,2730 e sembra intenzionato a scendere fino a 1,2660, che è l'ultimo appiglio utile per scongiurare una caduta ben più rovinosa in area 1,2610. Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, lo spread BTP Bund si attesta a 352 punti base e concludiamo osservando il mercato delle commodities con l'oro a 1.610 dollari l'oncia e il petrolio appena al di sopra degli 86 dollari al barile. Con questo è tutto, vi auguro una buona giornata.